Buonasera da Riccardo Zarfati e benvenuti a Portafogli ETF fatto in collaborazione con Trend Online. Oggi vedremo l'operatività per mercoledì 19 novembre. Analisi mercati finanziari con indicatori a chi nasci, quindi tre indici e tre materie prime che seguiamo giornalmente fornendo indicazioni operative utilizzando 12 ETF disponibili su Borsa Italiana, che replicano naturalmente i sottostanti indicati, sia nella versione long e sia nella versione short. Questa è la visualizzazione a chi nasce rispetto a quella più tradizionale, questi ticker che possono essere utilizzati per seguire questa operatività. Naturalmente l'analisi grafica è relativa a quelli più comunemente utilizzati, cioè quelli a leva 1, quindi che replicano il sottostante 1 ad 1, quindi a fronte di un più 1% fanno circa più 1%, ma ricordo sempre la possibilità di seguire un'analoga operatività con strumenti a leva doppia o addirittura tripla. Naturalmente dico sempre, quelli a leva doppia hanno sempre una buona liquidità, quindi possono essere utilizzati naturalmente con rischi e opportunità doppie. Quelli a leva 3, attenzione perché alcuni strumenti vanno visti caso per caso, soffrono di una scarsa liquidità. Detto questo, fatta questa premessa che mi chiedeva un ascoltatore, andiamo a vedere quello che è successo oggi. Il catalizzatore principale è stato l'indice sentiment sull'economia della Germania, che ha fatto registrare un più 11,5. Le attese erano più 0,5, ricordo il dato precedente era addirittura negativo, quello del mese scorso, per cui è difficile spiegare che cosa abbia prodotto questo radicale cambiamento in positivo del sentiment sull'economia. Ne prendiamo atto. E come vedete anche le borse ne hanno preso atto estendendo i rialzi già iniziati dopo l'audizione di Draghi alla Commissione europea. Italia più 0,71, Germania più 1,61, stanno pure a nuovi massimi più 0,47%. Prosegue il rimbalzo dell'oro al quale stiamo assistendo da qualche giornata e che stiamo anche seguendo operativamente, mentre non trova pace il petrolio che va ancora giù, un altro meno 1,39%. E il natural gas che continua con la sua folle volatilità dopo il più 4 quasi di ieri, oggi fa un bel meno 3. Naturalmente parlo del future di riferimento, il sottostante. Vedremo poi che cosa è successo nelle candele dei nostri ETF con orari quotati su Borsa Italiana, strumenti quindi quotati su Borsa Italiana. Andiamo subito a vedere che cosa è successo quindi alle nostre candele. Abbiamo visto un quadro di rialzo che continua per i mercati europei. Partiamo dall'indice italiano che stiamo seguendo con ETF MIB dal punto di vista operativo. Siamo entrati praticamente ieri mattina. Vedete, finalmente fa una candela verde senza code, per cui la posizione sembra andare nella direzione giusta. Al momento il guadagno è più 2,6% dal prezzo di entrata di ieri mattina, appunto, e naturalmente a fronte di questa candela manteniamo la nostra posizione rialzista. Sul DAX, vedete, c'è una situazione analoga dopo questa candela di stabilizzazione. Abbiamo detto che poteva venire fuori una candela verde senza quote. Al momento siamo in osservazione dopo aver preso questa prima gamba di rialzo sul DAX. Adesso speriamo di poterla cogliere sull'indice italiano. Chiaramente qua la resistenza è intorno a 87, vedete c'è un livello grafico particolarmente rilevante sia come resistenza statica, vedete qua i prezzi hanno più volte battuto per poi tornare indietro, sia anche come resistenza dinamica perché c'è la trend line, diciamo ancora attiva, ribassista che viene dai massimi di luglio. Per cui posizione che è ancora long, siamo per il momento fuori, ma il mercato sembra voler tentare di proseguire al rialzo. RSI che si sta avvicinando su soglie di ipercomprato, ma vedete ancora c'è potenziale spazio per crescere. Mercato americano, avevamo visto ieri una prima candela di indecisione, avevo detto che probabilmente non era buona ancora a fronte anche di quello che sta avvenendo sui mercati europei, vedete per il momento fa una candela di stabilizzazione, oggi nuovi massimi per cui non mi sorprenderà domani, non ci dovrebbe sorprendere vedere una ulteriore candela verde senza code che vada a coprire il rialzo di questa sera. Naturalmente bisognerà vedere come chiuderanno i mercati, adesso è alla chiusura dei mercati europei, c'è ancora spazio per cambiamenti, naturalmente non possiamo far altro che seguire passo dopo passo l'evoluzione. Comunque siamo fuori su SPX che segue l'indice principale americano a rialzo e rimaniamo per il momento in osservazione. Natural gas, abbiamo detto ieri che mercati così volatili, meglio starsene un po' alla larga ad aspettare che ci sia qualche stabilizzazione. Vedete, abbiamo visto più 3% un giorno, meno 4 l'altro il giorno dopo, per cui il trend è veramente
erratico e difficile da seguire, per cui possono esserci potenziali grandi soddisfazioni, ma così come naturalmente in questi casi anche potenziali grosse perdite. Al momento sarei in osservazione, aspetterei un livello di controllo un po' più affidabile, ma è chiaro che dopo questa gamba di rialzo non mi sorprenderebbe vedere magari l'indice L'ETF in questione, che ricordo è il NGAS, ritornare a testare questa importante soglia di resistenza. Rimaniamo comunque in osservazione a fronte di questa eccessiva volatilità, a mio avviso, e vediamo come si evolverà nelle prossime giornate. Crude oil, abbiamo visto oggi un altro dato negativo, oggi c'è stata una stabilizzazione per l'ETF, ma naturalmente a fronte di questa potenziale chiusura negativa, non è chiaramente il momento di intervenire. Per cui vedete questa candela di stabilizzazione non è sufficiente naturalmente per entrare, perché veniamo da un trend fortemente ribassista, per cui meglio attendere qualche segnale verde un po' più deciso. Per finire l'oro, eccolo qua abbiamo una posizione attiva al rialzo, vedete oggi fa una seconda candela verde senza code, per cui anche in questo caso la posizione va nella giusta direzione. Qua c'è un primo livello importante di resistenza che è, a mio avviso, intorno ad area 94, dove transita la media mobile letta. Naturalmente non facciamo riferimento con questo tipo di approccio alle medie mobili, nel senso che seguiamo semplicemente le nostre candeline, finché rimangono verdi senza code, non ci sono segnali contrari, si prova naturalmente a rimanere in posizione. Al momento dal prezzo di entrata siamo già oltre il 3%, per cui comincia a diventare interessante. Ricordo l'ETF che stiamo seguendo, tra i tanti disponibili su Borsa Italiana per seguire l'oro a rialzo, questo è l'XAD1 che è hedgeato, per cui non è ininfluente rispetto alle variazioni dell'euro-dollaro. Bene, anche per oggi è tutto, per cui andiamo al sommario che abbiamo già intravisto. Non cambiano le posizioni, per il momento abbiamo una posizione long sull'Europa e una posizione long sulle materie prime con XAD1, quindi sull'oro. Per cui rimaniamo con la stessa operatività di oggi. Vi ricordo la possibilità di ricevere in abbonamento segnali operativi per posizioni di medio-lungo periodo. Potete trovare tutte le informazioni navigando all'interno di Trend Online, in particolare nella sezione Premium, ovviamente cliccando su portafoglio ETF. Questi i miei contatti per qualunque approfondimento o chiarimento sono ovviamente a disposizione sia per email sia attraverso Skype. Anche per oggi quindi è tutto, vi ringrazio naturalmente per l'attenzione, ci vediamo domani per una nuova puntata. Buona serata.